Chissà perché queste navi devono sempre attraccare all'alba grigio e gelida. Già, ci dovrebbe essere una legge che proibisca l'arrivo prima di colazione. Va bene, amico, quel giorno che avrai ripreso quel mostro di Frankenstein sarà davvero un bel giorno. Sì, allora vedrai tante albe fredde e grigie, fratello. La Corte di Giustizia ha tante altre cose da fare che emanare nuove leggi. Dopo 10 anni di questo mestiere, spero ancora in un cambiamento. Sì, sei un'anima semplice, amico. Ehi, dai un'occhiata qui, per favore. No, no, meglio di no. Lei è il dottor Randall, vero? Sì. Sta aspettando la signorina Agatha Brewster. Beh, ecco... Ah, immaginavo. Lei è Carter dell'Herald Tribune, non è così? Mm-hmm. Senta, c'è una donna su quella nave di nome Agatha Brewster? Sì, è possibile. Brewster? È la sorella di quel Brewster scomparso. Bella notizia, eh? Una notizia fantastica. Non è vero? Oh. Ehi. Che cosa voleva quello? Venderti una storia divertente? No, è soltanto un rompiscatole. E quella là, vede? Quella con la stola di pelliccia. Oh, George! Agatha, sono contento che lei sia qui. Vieni. George, quello che è successo è terribile. Signorina Brewster, sì? Sono dell'Herald Tribune. Bene. La signorina Brewster è troppo scossa, non può concedervi interviste. Sì, un'altra volta. Oh, capisco, possiamo fare una fotografia? Un bel sorriso, prego. Sorriso? Ah, mi scusi, un'altra. Grazie. Per l'intervista quando potrei vederla? Un altro giorno, la settimana prossima. Quando? La signorina Brewster vi chiamerà. Non farti scaricare così, è una grande notizia. Ehi, ma che razza di storia è mai questa? Mistero. Giusto. Se solo mi avessi ascoltato, tutto questo non sarebbe successo. Ma quelli della polizia non sono stati capaci di trovarli. Fortunatamente no. Fortunatamente? Sì, è stata una fortuna. Vede, Jim è scomparso soltanto agli occhi del mondo. In realtà è nascosto a Springdale, nella vecchia casa. Ma starebbe meglio al cimitero, nella tomba di famiglia. George! Mi dispiace, ma è così. Ma perché? 6 mesi fa fece una scoperta davvero sorprendente. Vede, si trattava di un fatto talmente eccezionale che Jim decise di usare a tutti i costi se stesso come cavia per questo esperimento. Ho cercato di dissuaderlo, ma lei sa bene quant'è cocciuto quando si mette un'idea in testa. Così ha fatto l'esperimento e sfortunatamente è stato un grande successo.
talmente grande che abbiamo dovuto arrenderci all'evidenza. Così, Jim... È ancora in vita, vero? Sì. E la storia della sua scomparsa è falsa? Sì, l'ho inventata io per coprire tutta questa brutta storia. Se dovesse succedere il peggio, gli risparmierà una notorietà davvero non desiderabile. George, ma di che si tratta? L'avverto, si prepari ad una sgradevole sorpresa. Agatha. Le ripeto che è terrificante. Ma dov'è? Non dovevi portarlo qui. No, sta tranquilla, Agatha. Non ti farò del male. No, non posso crederci. Oh. Apri la porta. Torna indietro, tu! Capisci ora? È stato un vero disastro. Guarda. Jim. Fermo, fermo. A che punto sei con la storia dei fantasmi? Non sono riuscito a sapere niente sulla nave. Chissà, forse domani. Però ho fatto delle foto a quella donna. Questo non mi interessa, voglio un'intervista personale. E procurati altre foto, ma buone. Barney non va. Ti mando qualcuno per rimpiazzarlo. Si chiama Billy Mason. Ok, capo. Mettiti al lavoro. E non chiamarmi capo, hai capito? Ok, capo.
Solo Barney fa queste foto. Ha più l'aria di un fantasma che di una persona. Vorrei proprio sapere come è riuscito a fare un lavoro del genere. Certo, non è a fuoco. E le luci sono un vero disastro. E poi ci sono due fotografie sullo stesso negativo. Tutto qui? Sì. Sì, signore. Accompagna la signorina da Carter, prenderà il posto di Barney. Sì. Mi creda, signor Martin, non ho parole per ringraziarla. Sono sicura che... Oh, lasci stare, ma si ricordi. Signorina, voglio una sola foto sullo stesso negativo. Farò del mio meglio, non dubiti. Signor Carter, c'è Billy Mason. Si sieda, si tolga il cappello. Sarò da lei fra un minuto. Che buon profumo. Deve essere passato qualcuno qui. Questo è il suo profumo preferito? È fantastico, non lo scorderò mai. E nemmeno la ragazza che lo usava. Era carina. Sì, ma niente da fare. E perché? Mi ha confidato che il suo ragazzo era molto geloso. Mason. Va bene, Mason, andiamo. Mason! Sono io, Billy Mason. Eh? Ho detto che sono io, Billy Mason. Prendo il posto di Barney, se le va bene. E perché non me l'ha detto subito? Forza, andiamo. Posso chiederle dove stiamo andando? A Springsdale, la vecchia casa di Brewster. Per intervistare la signora e scattare delle fotografie. E spero che siano buone questa volta. Perché dice spero? Lei è sempre così preoccupato. Non è l'intervista che mi preoccupa, sono le fotografie questa volta. Ah, ho capito. Stia a sentire, signor Carter. Lei si occupi dei suoi compiti e io penserò ai miei. Le mie foto saranno buone quanto la sua intervista e forse anche meglio. Però ti sai difendere, eh? Non per niente ho passato tutta la mia vita con quattro fratelli. E penso di arrangiarmi anche con un gradasso come lei. Un gradasso? Che cosa le fa pensare che io sia un gradasso? Il suo modo di agire sembra così sicuro del fatto suo. Senti, vacci piano, hai tutta l'aria di una grandonna, lo sai? Niente difetti, fisicamente perfetta, con una lettera personale del presidente in tasca. Ma io fra 30 giorni sarò Jefferson B. Carter, terzo corpo della Marina. Oh. Oh, sì, si ricordi, signorina, fra 30 giorni sarò Jefferson B. Carter. Va bene, ritiro quello che ho detto sul gradasso, ma il resto è tutto valido, chiaro? Questo mi fa desiderare di essere già nella marina. E così siamo in due. Va bene, marinaio, andiamo. Non hai idea di quello che ho passato negli ultimi 3 mesi.
A volte sono perfettamente normale, così. Penso per ore e ore, guardandomi nello specchio, sperando e pregando che possa avvenire un cambiamento nel mio fisico. E invece niente. Mi sento pervaso da un istinto animalesco. Cerco di combatterlo. Ho cercato di farlo con tutta la mia forza di volontà. Con tutto il mio essere. Quando sento di non farcela, mi chiudo là dentro. Con lui. Ho l'impressione di fare una cosa terribile. No, no, non ce la faccio più. Randall deve aiutarmi. Deve fare quello che gli chiedo. Che cosa gli hai chiesto, James, che lui ti rifiuta? Deve iniettarmi del midollo spinale umano. Al più presto, capisci? È la mia sola speranza. Ne sono assolutamente convinto. È l'unico modo per combattere tutto questo. Ma Randall non lo vuole fare. Lui non vuole. Sta calmo, James, sta calmo. Parlerò io con George e farei qualunque cosa per salvarti. Lo convincerò. No, non lo farà. L'ho scongiurato in tutti i modi. James mi ha detto che lei si rifiuta di aiutarlo. Le ha detto perché? No. Glielo dirò io. Dovrei uccidere per farlo. Uccidere? Sì, uccidere a sangue freddo. Vede, il midollo spinale potrebbe curarlo. Ma esiste una forte probabilità che non serva. Può accadere. Comunque deve essere prelevato da una persona viva. E il prelievo significa morte istantanea. Beh, non dirà che la casa e la vecchia zitella siano molto diverse. Che vuol dire? Lei va a caccia di fantasmi? Ha detto fantasmi? Sì. Ne ha visti? Non faccia lo stupido. Ma da lei ci sono. Non scherzo. Ha scritto dei libri su questo. Ha viaggiato in tutto il mondo, visitando un'infinità di cimiteri e case stregate. È tornata proprio adesso da una visita in Europa ai castelli stregati. Venga, andiamo. Oh, la mia macchina, per favore. Questo è il suo lavoro. Stai zitto, smettila con questo baccano. Maledetto! Bene, forse avrai la possibilità di fotografare un fantasma. Divertente, molto divertente. Meglio vedere chi è. Ci sono vari schermi in giro sparsi ovunque. Jim probabilmente ha visto tutto sul suo televisore. Non si farà sorprendere. Salve, si ricorda di me? Allo sbarco. Jeff Carter. Oh, sì. E questa è Billy Mason. L'ho portata con me per prendere altre fotografie. Sa, le altre non sono venute molto bene. Mi dispiace, ma è troppo buio qui per fare delle foto. Oh, no, va benissimo anche così. Oh, ma sicuro? Pensi, lei prende fotografie anche in galera. Devo andare, signorina Brewster. Continui con le medicine che le ho prescritto. Sì, lo farò, dottore. Volete accomodarvi in biblioteca? Non le dispiace, signorina, se parliamo un po' del suo lavoro. Vede, ho letto alcuni dei suoi libri. Ma certamente, accomodatevi. Grazie. Spero che non vi disturbi l'atmosfera di questa stanza, ma non oso cambiare niente.
Le entità che dimorano in questa casa non si fanno vedere, ci spiano soltanto. Sono presenti in tutto ciò che ci circonda. Lei vuol dire che questa casa è stregata sul serio? Certamente, mia cara. Tutte le case sono stregate, tutte le persone lo sono. Gli spiriti sono dappertutto. Non siamo mai soli. Questa stanza è piena in questo momento. Io non vedo proprio niente. Oh, non li può vedere. Come non si può vedere il vento? Vi possono anche distruggere se questo è quello che vogliono. La maggior parte di loro sono onesti, gentili e buoni. E vogliono solo portare felicità alla gente. Ma alcuni sono cattivi. Essendo stati cattivi nella vita, lo sono anche nella morte. Si portano dietro il peccato di crimini terribili. Per sempre. Inesorabilmente. Sarà stato quello che abbiamo sentito arrivando. Sì. L'avete sentito? Vuol dire che sta qui. Proprio qui. Oh no, è quello che ho portato dalla Scozia. È un disco. Scherza? Io l'ho sentito parlare. Vi piacerebbe sentirlo? E perché no? Non potrà farci niente. Ecco, questo spirito in Scozia è conosciuto con il nome dello spirito galoppante di Glen River. Spaventato, mia cara? Oh, no. È solo che non dormirò tutta la notte. Facciamo la fotografia prima che la signorina Mason svenga, eh? Certamente. Ecco, lei si mette qui vicino al grammofono, d'accordo? E tenga questo. Così, eh? Magnifico. Va bene, forza, forza, si sbrighi. Oh. Molte grazie, signorina Brewster. È solo un attimo, un'altra seduta, prego. Va bene, le dispiace? Ecco, venga, prendo lo spirito galoppante. Lei si metta in posa come se stesse dando la caccia ad uno spirito. Pronta? Via! Lei è stata molto gentile, signorina Brewster. Le manderò le copie delle foto. Grazie. Su, Billy, andiamo ora. Oh, le manderò anche una copia dell'articolo. Lo vedremo insieme. Posso ritornare qui? Penso di sì. E la prego di chiamarmi. Prima. Oh, certo, certo. È stata molto gentile. Bene, arrivederla. Oh! Oh, James, sei diventato matto a salire qui. Che cosa ha detto Randall? Non vuole essere coinvolto in un omicidio. Beh... farà passare il resto della mia vita così. Ti ho detto che non mi avrebbe aiutato. Te l'ho detto. Ehi! Eh? Vai in città? Sì. Bene. Vada pure allora. Potrebbe essere lo spirito galoppante in persona. Se lo fosse preferirei essere morta, mi creda. È troppo brutto. Su, andiamo. Però quante stupidaggini. Lo spirito galoppante, eh? Certo, è tutto molto strano. Che cosa vuol dire? Quel disco e il rumore che abbiamo sentito arrivando. C'è qualcosa di strano, no? Invece è così. Sento subito quando qualcosa non va. Me lo sento nelle ossa. Forse sono i reumatismi. Sì.
un'altra notte così. Io ho bisogno di aiuto. E lui mi abbandona. Non se la caverà così. Ti prego, James, che vuoi fare? Vattene, lasciami stare. Va via, va di sopra. Devo pensare, devo pensare. Oh. Corri, ti ho detto! Sì, sì, vado. James, come hai potuto? Sei impazzito. Come hai fatto ad arrivare qui? L'unico modo per farti collaborare. Sei solo? No, il mio maggiordomo è qui. Perché hai corso questo rischio? Perché... Io lo dovevo fare, George. Sono disperato. Mi devi aiutare. Procurami il midollo. Ti rendi conto che cosa mi stai chiedendo di fare? Un omicidio. Va bene, chiamalo come ti pare. A me non interessa. A me serve il midollo. La mia vita contro la vita di un altro. Non voglio passare il resto dei giorni così. Non voglio. Io... Sì? Ci sono dei signori della polizia, la vogliono vedere. Va bene. Fagli aspettare in biblioteca. Arrivo subito. Bene, signore. Pensi che qualcuno ti abbia visto venire qui? No, sono sicuro di no. Rimani dove sei. Non devi compromettermi, capito? Il capitano mi ha mandato qui per altre informazioni sul caso Brewster. Ma gli ho già detto tutto quello che so. Ci sono delle cose che mi piacerebbe verificare. Dica pure. L'ultima volta che l'ha visto era giovedì, è così? Non è così? Come? Lei era uno stretto collaboratore del dottor Brewster, è vero? Sì, sì. Ah. Buonasera, Townsend. Dottor Brewster? Sì, il dottor Brewster. Capisco. Ah.
scusi, non potremmo parlarne domani, che ma ne dice? Sono solo piccoli particolari. E perché non si siede? Bene, penso che sia tutto. Tante grazie, dottore. Di niente. Oh, se si dovesse ricordare qualcos'altro riguardo a Brewster, ci faccia sapere. Sa, credo che ci servirà tutto l'aiuto possibile. Certo, lo farò. Bene. Arrivederci. Mi dia la polizia. Ha avuto visite stanotte? No, soltanto uno di voi. Chi era? Non lo so, non ho capito il nome. È venuto per il caso Brewster. E quando ha scoperto questo? Appena se n'è andato. Quindi è successo prima che il poliziotto venisse? Evidentemente Townsend era solo qui. Dov'è ora Townsend? È qui. Causa della morte? Strangolamento. Doveva essere uno molto forte. Ci sono i segni sulla gola. Aveva bisogno di tagliarsi i capelli questo. Già, sembra di sì. Ciao. Salve. Non è questo il tizio che abbiamo visto dai Brewster? Sembrerebbe proprio di sì. Ah, già, già. Qui ci sono le foto. Ok. Cosa gli è successo? Sembra che gli abbiano strangolato il maggiordomo. Hanno trovato peli di scimmia. Guarda qui. Tieni. Bene, mi sembra che stia succedendo qualcosa, vero? Ma questo non prova niente. Oh, oh. Facciamo confusione, eh? Che vuol dire? Due foto insieme di nuovo, guardi qui. Dove? Proprio qui. Non le ho mai viste queste prima. Che cos'è? Come ha fatto a prenderlo? Sembrerebbe un gorilla. Un gorilla? Sì. Magnifico. Ma deve spiegarmi come è riuscita a inquadrarlo. Io non ho fatto niente, lui era lì quando ho preso la foto. Ehi, aspetti un minuto. Forse questo è lo spirito galoppante di Glen River, o come accidenti si chiama. Si ricorda quei rumori? Sì, quei versi erano di gorilla. Non sono molto esperto, ma potrebbe essere. Sì, il tizio che è morto è stato ucciso da una scimmia. Ci siamo! Che vuole fare? Un momento, vado a controllare. Vuole che venga con lei? No, rimanga qui. Lei forse è il mio portafortuna. Non è venuto ancora? No, lo sto aspettando. Sì? Guardarcelo. Guardarcelo. Che cosa? Il midollo. Il midollo spinale. Sa che ce l'hai? Sì, per questo lo sto aspettando. Ma non voleva farlo. Non è stato lui, sono stato io. Lui farà soltanto l'iniezione. Se si rifiuta, lo uccido. James! Farò esattamente quello che ho detto. Fai entrare Randall. Digli che lo aspetto in chirurgia.
Mi sembra molto strano, ma vada avanti se vuole. Grazie. Porta anche Billy Mason? No, no, devo fare un lavoretto delicato. Lei non c'entra niente con questa storia. Jim, ti rendi conto di ciò che hai fatto? Sì, sì. Ma finalmente ho la possibilità di guarire, capisci? Questo è ciò che conta. Anche se è costata la vita di un uomo? Sì. E la mia vita. Ora stiamo sprecando tempo. Guarda, è tutto pronto per l'iniezione. Cosa aspetti? Vieni, non discutere. Jim, ieri per salvarti ho mentito alla polizia, rendendomi colpevole quasi quanto te. Ma ora non voglio più saperne di questa storia. Ho finito. No, non hai finito. Le minacce non serviranno a niente. Se necessario andrò alla polizia e racconterò tutta la storia. Faccia come dice James. Forza, si sbrighi. È pronto, dottore? Funziona. Guarda, posso stare diritto. Sono di nuovo quello scocciatore del giornalista, signorina Brewster. Aveva detto che avrebbe chiamato prima di tornare. È proprio quello che ho fatto. Ma il telefono è sempre occupato. O forse non funzionava. Ho cercato di telefonare, ma inutilmente. E questi apparecchi non vanno mai bene. Ne so qualcosa io. Sai, il mio non funziona quasi mai. Ora, vogliamo continuare con lo spirito galoppante? No,
Non mi ha lasciato molto tempo per rivedere i miei appunti. Non sono qui per gli spiriti questa volta. No? No, ho pensato di tenere quella storia per l'edizione di domenica. Vogliono che lavori sul caso di suo fratello. Ha ricevuto qualche altra notizia? Purtroppo è sparito del tutto. Non riesco a capacitarmene. È terribile. Lei pensa che il suo lavoro c'entri in qualche modo? Forse un collasso nervoso o amnesia? Non lo so. Ero in Europa, come lei sa. Non lo vedo da più di un anno. Il suo lavoro era molto delicato? Ho sentito parlare dei suoi esperimenti così terrificanti. Sì, il suo maggior interesse è la scienza. Proprio come mia zia. La sua casa era sempre piena di tanti porcellini d'India e topi, perfino di dimensioni enormi. Roba proprio da non crederci. E così? Un bel giorno si è alzata e se n'è andata. Io certo non la biasimo. Lei non mi crederà, ma una volta ho aperto la porta e mi sono trovato faccia a faccia con un gorilla. Penso che lei sia abituata a queste cose. Se ricordo bene, suo fratello lavorava su un gorilla o una scimmia. Non è così? Non lo so, con me lui non parlava mai di queste cose. Bene, penso che non mi sarà di grande aiuto. Dovrò trovare quello che cerco per conto mio. Grazie. A proposito, signorina Brewster, suo fratello aveva un laboratorio in casa? No, che io sappia. Ok, pensavo che forse avrei trovato qualche cosa che mi avrebbe aiutato. Bene, grazie e arrivederla. Arrivederla, signor Carter. Quel giovanotto è un po' troppo intelligente. Sì, ho sentito. George, pensa che il midollo possa curare James subito e definitivamente? Non lo so. Ma si ricordi che io non voglio entrarci più in questa faccenda. Lasciatemi in pace, altrimenti andrò dalla polizia. Non riesco più a stare diritto. L'effetto è finito. È finito. Me ne serve ancora. George! Agatha! Ne voglio ancora! Non basta! Ne voglio dell'altro!
andrei da quella parte se fossi in lei. Ma perché, scusi? Non faccia domande, su, venga! Ci sono stati 3 omicidi nelle ultime 3 notti e noi non abbiamo trovato neanche un indizio. Di questo passo mi chiedo dove andremo a finire. Non ci sembra che siano stati commessi dalla stessa persona, ma la verità è che non abbiamo scoperto nulla. Proprio così. Dite un po', cosa aspettate? Che l'assassino venga qui a costituirsi, eh? State a sentire, dovete prendere quell'uomo. Dovete riuscirci a qualunque costo. Anche se doveste cercarlo sugli alberi. Forza, andate! Fuori! Sta benissimo. Oh, salve, vagabondo. Dove è stato tutta la settimana? Pensavo di non vederla più. Sono stato tanto tempo dietro i cespugli di casa Brewster che pensavo di mettervi le radici. Aspettando di incontrare lo spirito galoppante? In quella casa deve esserci qualcosa di più che uno spirito. E allora perché non mi ha informato? Perché quello non è certo il posto adatto a una bella signorina come lei. A proposito, se le servono ago e filo, li troverà nel secondo cassetto. Grazie. Visto che abbiamo, è tutto midollo spinale, vedi? Ma George, questa è l'unica possibilità per... Ti ho detto di no, e non chiamarmi più. La polizia è stata qui più volte questa settimana, potrebbero essere in ascolto. Vuole venire. Non vuole venire? È stato molto chiaro. Ma deve. Il midollo è pronto. Non si manterrà. Va, richiamalo subito, presto. Non servirà a nulla, non lo farà. Non lo farà. Non lo farà. Va bene. Sì, non importa. James, che cosa vuoi fare? Se lui non vuole venire qui, andrò io da lui. Ma la polizia lo sta sorvegliando. Non mi importa, io vado. James, ti prego. Lasciami. Ti uccideranno. Lasciami andare. Lasciami, ho detto. Lei? Sì? Stava aspettando qualcun altro? No. No, nessuno. Entrate. Un piccolo ritocco ai capelli e poi sarà come nuova. Dove va? Al posto d'osservazione. Brewster? Sì? Posso venire anch'io? No. E perché no? Non è un posto per signorine. Là ci sono troppi serpenti in giro. Enormi, grandi come alligatori. E poi se io devo scappare non mi va di aspettarla. Non so quando tornerò. A proposito, c'è niente di nuovo? Sì? Fateci sapere. Andiamo.
Buonanotte, dottore. Buonanotte. Allora, vogliamo andare? Un momento. Mi domando chi aspetta stanotte. Fermiamoci, lo scopriremo. Potrei ammazzarti prima che arrivino. Fa attenzione. L'ho portato, George. Ne ho molto. Guarda. È sufficiente per mezza dozzina di iniezioni. Questa volta non falliremo. Vieni e sbrigati. Non te lo permetterò, hai capito? D'accordo. Tieni. L'hanno ucciso. George, che ha fatto? Oh. A chi si riferiva? Thank you.
Jeff, parli! Te lo prego, mi dica qualcosa, Jeff! Jeff! Billy, dove sei? Centralino, mi dia la polizia. Sì, sì, si sbrighi. È andata là per avvertire Randall che c'era qualcuno. Allora, chi era? Distretto di polizia. Eh? Cosa? Va bene. Ok. Recatevi immediatamente a casa Brewster. È molto urgente. Andiamo. Portatela con voi. Si sbrighi. Muoviamoci presto! Voi due, andate di là! Sono là dentro, ma non riesco ad aprire! Lei sa come funziona, deve aprire immediatamente, presto! Jeff! Avanti, signora, apra!
Jim! Oh, Jim! Sai una cosa? Ti metterò sulle mie ginocchia e ti sculaccerò a dovere. Non fare lo stupido. Ehi, ma che ci fai sulla mia macchina? Si può sapere chi sei? Io? Sono stato io a scrivere questa storia. Una strana idea, vero? Eh?